Allora, ci troviamo alla pettinatura di Varrone, azienda specializzata nel lavaggio e la pettinatura di lane superfini e di altre fibre animali, quali il cashmere, l'alpaca, il lama, il mohair o la degeratura come il vicuña, guanaco e ovviamente il cashmere. In questa azienda si fa la primissima nobilitazione della fibra animale, quindi la lana arriva cosiddetta sucida, ovvero grezza. Ha con sé un grosso quantitativo di terra, di grasso che l'animale secerne durante la sua vita e bisogna cercare di eliminare il più possibile questo diciamo, esubero rispetto alla fibra naturale per riuscire a rimanere con un contenuto puro di sola fibra. Questa operazione avviene con un lavaggio dentro vasche che hanno acqua calda e detergente, con un sapone, un alcol tossilato completamente biodegradabile e della soda. Al termine di questa operazione la lana perde quindi tutto questo, chiamiamolo inquinante. Dal lavaggio della lana è possibile ricavare anche estrarre del grasso, il grasso di lana con cui si andrà a produrre la lanolina che verrà utilizzata per prodotti di cosmesi, quali creme di bellezza, rossetti e altri prodotti vari. Fatta l'operazione di lavaggio, la lana viene successivamente cardata per aprire il fiocco di lana che è stata lavata e asportare una prima quantità di vegetale, una prima parte del vegetale. Fatta questa lavorazione, il nastro uscente dalla carda ha quindi una disposizione delle fibre molto mal disposte, molto incrociate tra di loro e si sono formati molti piccoli bottoncini, nodi tra le varie fibre che rimangono quindi molto legate. Sia quindi l'operazione successiva che quella di preparazione alla pettinatura e poi pettinatura, che consiste nel paralizzare il più possibile le fibre con tre passaggi di stiratoio, di intersecting. Una volta paralizzate le fibre, si va a pettinare la lana, asportando tutte quelle che sono le fibre al di sotto di una certa lunghezza e tutte quelle che sono le impurità. Quindi tutti i frammenti di vegetale rimasti dopo la cardatura e tutti i bottoncini, i nodini che sono formati dalle fibre che tendono a legarsi durante le lavorazioni iniziali. Asportata questa parte di fibra più corta, il nastro di lana pettinata viene quindi regolarizzato ulteriormente con due passaggi di stiratoio e confezionato in BAMS, una sorta di bobina con il foro centrale per agevolarne l'operazione di tintoria. Durante la fase di lavorazione, prima, durante e dopo la fase di lavorazione si hanno dei controlli qualitativi con i laboratori analisi che vanno a controllare le varie fasi e vanno a verificare gli standard qualitativi richiesti dalle operazioni svolte, nonché dagli eventuali differenti standard dei clienti per le fasi successive che saranno poi di filatura e di tintoria. Analoga lavorazione avviene per il cashmere, salvo una grossa differenza. Il cashmere ha un pelo molto fine, che è quello pregiato con cui si compongono i prodotti tessili, e si ha una peluria più grossolana, la cosiddetta giarra, che viene invece separata dalla prima. Pertanto la fibra di cashmere viene da prima lavata per asportare anche in questo caso la terra che l'animale raccoglie durante il suo pascolo, viene quindi degiarrata, cioè avviene una lavorazione simile a quella di cardatura in cui si separano le fibre ordinarie da quelle fini e solo successivamente il fiocco viene confezionato e utilizzato in filatura cardata oppure, se sufficientemente lungo, viene pettinato e trasformato in tops. Le lavorazioni che seguiranno sono normalmente, nel caso del tops di lana, si tende ad avere prima la tintoria e poi la filatura. Nel caso del cashmere si ha normalmente la filatura pettinata, ovviamente per il tops di cashmere, la filatura cardata per il fiocco di cashmere. Ecco, le acque di scarico dal lavaggio vengono dapprima trattate per la separazione del grasso di lana con delle centrifughe e poi trattate in impianti di depurazione acque. Direi che questo è il ciclo completo.